non sono arrivati. E al suo arrivo le folle hanno perso la testa e noi lì a guardare. È vero. Poi ha scacciato i mercanti e i venditori di bestie sacrificali dal cortile del tempio e noi non abbiamo alzato un dito. Quante volte abbiamo protestato anche noi per lo scandalo dei cambiavalute all'interno consacrato del tempio? Infine lo abbiamo lasciato predicare addirittura nel sacro tempio, senza che mai costui desse segno di riconoscere la tua autorità, Caifa, o di volersi sottomettere al Sinedrio. E ora noi lo denunciamo in nome del popolo di Israele. Dobbiamo farlo assolutamente, sì, va denunciato. Non sono sicuro, non sono sicuro che abbiamo questo diritto. Chi può onestamente dire che rappresentiamo le vere esigenze e aspirazioni del popolo di Israele? Ma che cosa dici? Mi chiedo spesso se noi, gli anziani, siamo sufficientemente consapevoli dei loro veri problemi. Come guidarli se ignoriamo che cosa hanno in testa? Ma senza la nostra guida andrebbero a fondo. Il popolo corre dietro alle novità. Si è fatto affascinare da Gesù, dai suoi trucchi e dalle sue promesse. Io l'ho visto, l'ho sentito predicare. Le sue parole toccano il cuore della gente in modo tutto nuovo. Non sono contro le vecchie tradizioni, le antiche parole, ma infondono una visione che risponde a tutte le loro speranze. Un messaggio di conforto, di bontà, di purezza. Un messaggio di virtù ed umiltà. Cose già dette prima, da Giovanni Battista e da 100 altri. E perché no? È la ricchezza della nostra religione quella di essere sempre tenuta viva da nuove idee. È vero. Che incredibile popolo il nostro. Assetati di conoscenza, ma ipocriti per timore di cambiare. In teoria, aspettiamo l'ispirazione affinché la nostra religione parli ai giovani. E in realtà, quando un profeta si presenta ardente della fede e del fuoco delle rivelazioni, noi lo soffochiamo. Vogliamo passare alla storia come un popolo che distrugge i suoi profeti? Ehi, vi prego, fratelli, per favore. Oggi non c'è il tempo per filosofare e dissertare. Ci sono più urgenti problemi da discutere. Consente a chi lo segue di acclamarlo come il Messia. Con tutto il rispetto per chi è più saggio di me, esiste una possibilità che, a quanto pare, nessuno qui vuole prendere in considerazione. E quale? La possibilità che Gesù di Nazareth possa essere davvero il Messia atteso dal nostro popolo. Un falegname della Galilea. Quell'uomo ha studiato le profezie e con cura e con grande astuzia non perde mai l'occasione per adeguare se stesso a quei modelli. Io so soltanto che come nostro fratello Giuseppe io l'ho sentito predicare. Mi ha commosso, come un senso di liberazione. Vedevo ogni cosa sotto una luce diversa, folgorante, e avvertivo da misteriosi segni che Dio potrebbe essere con lui e per suo merito con noi. Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo, maestro Nicodemo? Lasciatelo parlare. Sì, lasciatelo parlare. Sentiamo che cosa ha da dire. L'avvento del Messia è il cuore della nostra fede. Cosa vieta che venga ora? Perché sogniamo che il nostro liberatore debba rivelarsi nella gloria, un nuovo Salomone, un nuovo Davide? E se il Signore avesse scelto diversamente? Magari il figlio di un povero falegname di Nazareth. In gioventù Davide, non dimentichiamolo, era un pastore. Chi siamo noi per decidere la via che il Signore sceglierà per aiutare il suo popolo? Noi siamo granelli di sabbia, crusca soffiata dal vento. Possa il Signore aprirci gli occhi alla sua sapienza. Maestro Nicodemo, io ti ho sempre rispettato. Ma come vuoi che condivida la difesa di un uomo la cui missione sembra quella di dividere il nostro popolo? Anche questa nobile assemblea ha subito una scissione grazie a lui. Questo Gesù di Nazareth è un uomo straordinario, senza dubbio. Ma a quanto pare nessuno di voi comprende il vero significato di questa vicenda. Non è quanto ha detto il Galileo che ci preoccupa, né i cosiddetti miracoli.
E neanche il fatto che folle esaltate lo salutino come il Messia non ha importanza. Il vero problema che ci sovrasta è che costui osa proclamarsi. A stento posso pronunciare le parole. Quest'uomo osa proclamare se stesso il figlio di Dio. Maestro Nicodemo, nella tua fede e saggezza, e tu, Giuseppe, che sei il più onesto degli uomini, potete dirci che in fondo ai vostri cuori voi pensate che costui è il figlio di Dio, uguale a Dio. E se non è il figlio di Dio, allora chi è questo Gesù di Nazaret? Chi è? Un profeta? Solo un falso profeta può assumere i poteri di Dio e dire a un peccatore: io ti perdono. Solo Dio può perdonare. La nostra storia è costellata di falsi profeti. Essi sono stati la piaga di Israele. Quest'uomo, che sostiene di difendere la legge, perverte le nostre più fondamentali verità. I romani non aspetteranno la nostra decisione. La legge dice: il profeta che pretende di dire nel nome di Dio cose che Dio non ha comandato, quel profeta morirà. Fratelli, se questo Gesù è un falso profeta, è un bestemmiatore, non è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che tutta una nazione perisca? C'è un fatto. Con i romani che ci occupano, Caifa, al popolo di Israele è concesso dar la morte a un agnello, ma non a un uomo. Ti ringrazio, Zera, che ci riporti alle nostre realtà. Quindi va fatto giudicare e condannare dai romani. Ma non lo abbiamo ancora giudicato nemmeno noi. È la nostra legge. Non condanna un uomo senza prima concedergli ascolto davanti agli anziani di Israele. Per quanto gravi possono essere le accuse, non è lecito prendere e consegnare ai romani un nostro fratello. Caifa, dopo la Pasqua, lasciami parlare con Gesù, che si confidi con noi e che ci spieghi cosa c'è nel suo cuore e nella sua mente quando dice di essere il figlio di Dio. Fratelli, sono d'accordo. Lo interrogheremo a dovere. E daremo a questo Gesù di Nazaret ogni possibilità di difendere se stesso. No! Riflettiamo. Ritardare può essere un rischio. Vi rendete conto di ciò che farà Pilato contro il nostro popolo se i disordini continuano? Già, Zera, è troppo pericoloso. Bisogna arrestarlo questa notte stessa. Provocheremo disordini anche maggiori tra la folla se le guardie del Tempio cominceranno a dargli la caccia. Dobbiamo farlo cercare, per tutta la città. Nessuno sa dove si nasconda con i suoi seguaci. Ogni notte cambiano posto, sono introvabili. Io credo di conoscere la via. Zera, non dimenticarlo. Gesù di Nazaret è un nostro fratello. Giuda, ti ho cercato senza trovarti. Sono un paio di giorni che non ti si vede col maestro. Dove sei stato? Avevo bisogno di riflettere.
per poter decidere cosa fare. Sembravi sicurissimo del fatto tuo. Una volta sì. Ma non più ora. Mi sento confuso. Sai, io pensavo che l'azione, in politica intendo, risolvesse ogni cosa. Pensavo che bastasse avere le idee chiare e agire con chiarezza. Beh. Ho paura che il maestro non sia d'accordo con me. A lui non servono le mie idee. Lui dice che il cuore è più importante. E forse ha ragione. Si è inaridito il mio cuore. Sono ancora disposto ad essere suo discepolo. Farei meglio tornarmene a casa. Giuda, non devi mentire a te stesso. La verità è che nel tuo cuore tu non credi più che questo Gesù di Nazareth sia il Messia. C'è solo un modo per conoscere la verità. Lo sapevi già la prima volta che sei venuto a cercarmi. Che Gesù di Nazareth provi chi è realmente, in presenza del Sinedrio. È troppo tardi. Non accetterebbe mai. Perché? Ci sono molti autorevoli anziani del Sinedrio che ammirano Gesù. Verrà giudicato con equità. Se Gesù è il Messia, Dio non lo abbandonerà. Se invece non lo è, allora avrai aiutato a salvare Israele dall'ennesimo falso profeta. Siamo felici di passare la Pasqua con te. E io ho desiderato con tutto il mio cuore di dividerla con voi. È per questa Pasqua che io sono venuto al mondo. Resterò ancora molto tempo con voi. Voi mi cercherete, ma dove andrò non potrete seguirmi. Maestro, dovunque tu vada, io ti seguirò. La mia vita è tua, appartiene a te. Pietro. Stanotte stessa, prima che il gallo canti due volte, tu avrai negato tre volte perfino di conoscermi. No, maestro, mai. Lo vedrai. Non potrò mai rinnegarti.
perderete tutti la fede. Il pastore sarà percosso e le pecore si disperderanno. Se perderanno fiducia agli altri, vedrai che io non... Pietro. Io ho pregato per te. E quando ti sarai riavuto, dovrai tu a tua volta ridare la forza ai tuoi fratelli. Ma... In verità vi dico che uno di voi sta per tradirmi. Maestro, il mio cuore è tanto triste. Chi di noi ti tradirà? Forse io. Quello che intingerà il pane nella scodella insieme con me. Sarà lui a tradirmi. Benedetto tu sia, o Signore nostro e Dio. Benedetto sia il suo nome. Che ci hai benedetti con le tue leggi e procurato il pane della terra. Per voi da ora questo non sarà più il pane del passaggio dei nostri padri dalla prigionia alla libertà. Questa Pasqua è per voi oggi il passaggio dalla prigionia della morte alla libertà della vita. Questo è il pane della vita. Chiunque mangia questo pane vivrà eternamente. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo.
Fate questo in memoria di me. Sarà solo memoriale e sacramento del patto che Dio suggellò con i nostri padri. Questo è il mio sangue. Il sangue della nuova alleanza che sarà versato per tutti gli uomini. Io non tornerò a bere con voi il frutto della vite. Finché non sarò entrato nel regno di mio padre. E lo berremo insieme. Se vi amerete in questo modo, tutti vi riconosceranno come miei discepoli. Io sono la via, la verità e la vita. Tutto è possibile. Allontana da me questo calice. Però sia fatta la tua, non la mia volontà.
Questa è l'ora, Giuda. L'ora delle tenebre. Oh, maestro. Questo bacio, tu mi tradisci. Eccolo, è lui, arrestatelo. Credito, sei! Lasciami! Vattene, Andrea! Pietro, non capisci? È arrivato il momento che il maestro accetti di mettersi d'accordo con i capi dei sinedri. Lasciatelo! Lasciatelo! No! Gesù! Pietro! Andrea! Lasciatelo! No! Pietro! Arrestate anche loro! Strana! Era me che volevi! E mi hai trovato. Lasciali andare. Portatelo via. Scappiamo! Via, via! Via! Venite con me! Venite! Correte, salviamoci! Matteo! Il maestro! Giacomo! Andrea! Che possiamo fare per lui? Pietro! Dove l'hanno portato? Dove l'hanno portato? Zero. Zero. Dov'è Zera? Devo parlare con Zera! Devo parlare con Zera! Lo hanno portato qui! Chi? Il Nazareno! Ma io questo non lo capisco, maestro Zera! Zera! Zera, allora quando parleremo con Caifa? Io non posso mancare a questo incontro, io devo... Incontro? Oh, non c'è nessun incontro. Cosa? C'è un giudizio. Il tuo Gesù è gravemente sospettato di bestemmia. Sei stato un valido aiuto per noi, Giuda. Torna da me quando questa storia sarà finita. Allora? Non ti basta? Che altro vuoi? Vattene, vattene via! Rabbi Giuseppe, abbiamo bisogno di te. Tu hai sempre dimostrato molta stima verso il maestro. Questa è Marta, la sorella di Lazzaro. E Maria, la madre di Gesù. Gesù è stato preso e arrestato. Lo so, mi hanno avvertito. Sto andando a parlarne con gli anziani. Tu sei uno tra i più influenti del Sinedrio. Ti prego, aiutaci. Cercherò, sta tranquillo. Farò il possibile. Non ho mai capito come abbia fatto quel bugiardo a ingannare tanta gente. Anche tu gli hai dato retta, gli hai creduto, non è così? Va bene, gli ho creduto anch'io, ma non gli abbiamo creduto tutti. Ma adesso hai capito, no? Diceva tante cose che mi piacevano. Ma che fai, bestemmi anche tu adesso? Poi ha fatto anche grandi cose, dovete ammetterlo. Erano trucchi del diavolo, solo trucchi, era un bugiardo. Va bene, era un bugiardo, un bestemmiatore e ci ha ingannati tutti. Ora pagherà però.
sapevi, Nicodemo. Eccolo qua, il profeta! Vada, fate! Caio, ma perché l'hanno legato come un malfattore? Non è ammissibile. Rabbi, non è nostra intenzione trattarti come un criminale. Se ti abbiamo portato qui è perché tu risponda ad alcune domande sui tuoi insegnamenti. Cos'è questa dottrina che tu e i tuoi discepoli state predicando in tutta la Giudea? Io ho parlato apertamente, perché tutto il mondo sentisse. Ho insegnato nelle sinagoghe e nel tempio. Non ho detto niente in segreto. Perché dunque lo chiedi a me? Chiedilo a quelli che erano con me. Loro lo sanno quello che ho detto. Caifa, io l'ho sentito predicare e non trovo niente nella sua dottrina che neghi i veri fondamenti della nostra fede. Rabbi, non riusciamo a capire il significato di molte cose che hai detto. Per esempio, Rabbi, alcuni testimoni sostengono che tu hai affermato di distruggere il Tempio e di riedificarlo in 3 giorni. Nessuno potrebbe riedificare il Tempio in 3 giorni. Quello che ha detto va preso forse come un simbolo, un'immagine. Io l'ho sentito dire che l'avrebbe rifatto in 2 giorni. 3 giorni, 4 giorni, vedete? Neanche i testimoni sono d'accordo. Come fanno a ricordare ogni particolare? C'è stato un tumulto che Gesù stesso aveva provocato e del quale i romani ci riterranno sicuramente responsabili. Il tumulto fu provocato da Barabba. I romani non hanno bisogno di pretesti. Sappiamo tutti cosa hanno fatto al nostro popolo. Nessuno di noi può dimenticare quanto accadde non molti anni fa, quando centinaia e centinaia di fratelli furono inchiodati alle mura di Gerusalemme perché non c'erano abbastanza croci per soddisfare la voglia di sangue dei romani. Nessuno di noi qui dentro vorrà dare nuove vittime a Ponzio Pilato, finché si potrà evitarlo. Questo è certo, Giuseppe, su questo siamo tutti d'accordo. Questo non è un processo come tanti altri. Noi abbiamo lasciato le nostre case per venire qui, sperando che Gesù di Nazareth voglia spiegarci gli scopi della sua missione, perché possiamo sanare le divisioni nella nostra comunità. Fratello, abbiamo sentito dire che tu sei venuto a portare amore e fratellanza. Allora, restituisci la pace ai nostri cuori stanotte. Rabbi, sembra che tu abbia affermato di essere il figlio di Dio. Ti chiedo ora, nel nome dell'Eterno, sei tu il Messia, il figlio di Dio? Io lo sono. E voi vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo e sedere alla destra della potenza di Dio. Il Signore è nostro Dio! Il Signore è uno! È quanto basta che sia condotto davanti al procuratore Ponzio Pilato, perché soltanto a lui spetta il giudizio definitivo su questo bestemmiatore. No.
successo? Che hanno deciso? Finora niente. Lo hanno portato da Ponzio Pilato. Ah, allora sappiamo già come andrà a finire. Ehi, un momento. Ma io ti conosco. Tu eri uno che stava con Gesù. Ma come no, eri sempre con lui. Fermatelo, è uno di quelli. Anch'io l'ho visto con lui. Era uno dei compagni di Gesù. Sì, è vero. No! Non lasciatemi andare! Lasciatemi andare! Non c'entro niente, io mi sbagliate! Lasciatemi andare! Lasciatemi! Che succede qui? È un amico di Gesù, un discepolo. Fermatelo! Non farlo scappare. Ma sì, lasciatelo andare. Sono pazzi. Si sbagliano. Io non conosco questo Gesù di cui parlo. Non l'ho mai visto in vita mia. Traditore! Calmatevi ora. Non avete nessun rispetto per questo luogo? The crazy people, they should be in here. Your friends outside want you set free. So you can carry on with your murdering, I suppose. I'm not a murderer. I shouldn't be in with those two. I'm a patriot. You're all criminals. Don't think you're any different. It was him who did the murder, not me! Now he took me into it. It was his idea. When will it be? When Pontius Pilate comes from Caesarea for the Passover, or whatever they call it. Hey, listen, you've got to let me out of here. Well, I didn't do anything. Listen to me! Benvenuto, procuratore. Benvenuto? Sto via una settimana e trovo Gerusalemme piena di straccioni che urlano e tu vieni qui a dirmi benvenuto! Chi è questo Barabba per cui si scalmanano tanto? È un ribelle che abbiamo arrestato. I suoi amici stanno aizzando la folla. Credono che strillando influenzeranno il mio giudizio. Senti, prendi 100 uomini e sgombra le strade. Sono stanco. Con tutto il rispetto. Impara a tenere la spada a posto tu. Procuratore. Ti prego, sono sfinito. Gerusalemme è piena di gente per la Pasqua. Ci sono molte teste calde in giro. Sì, e si calmeranno quando vedranno che fine farà il loro amico Barabba. Ponzio Pilato, temo che ci sia un'altra questione che dovrei esaminare. Un'altra? Sì, ci è stata sottoposta dal Sinedrio stesso. Riguarda un certo Galileo che predica in Giro. Quintilio, non mi interessano i loro predicatori o i loro profeti, e tu lo sai bene. Ah, sì, figurati se non lo so. Ma il Sinedrio, la cui cooperazione a volte ci serve molto, considera il caso di estrema importanza. Anzi, urgente. Urgente? Urgente per loro!
Scusami. Mi dispiace. Ne parliamo un'altra volta. Prima sistemiamo Barabba. Pilato, ma c'è una delegazione del Sinedrio che sta aspettando. Guidata da Zera in persona. Hanno portato con loro quel predicatore, quel Gesù di Nazareth. Sì, c'è anche lui. Vogliono che sia tu a giudicarlo. Giudicarlo? Zera in persona. Deve essere importante. No. Non voglio essere coinvolto nelle loro questioni religiose. Questo è il rapporto mensile della provincia. Credo sia prudente evitare di offenderli se non è necessario. Dovresti riceverli. Falli venire qui. Su, avanti, cosa aspetti? Valli a chiamare. Pilato, è una noia, ma ho paura che dovremmo andare noi da loro. Dovremmo andare noi? Sì, secondo i loro principi, non possono entrare nella casa di un romano, tantomeno durante la Pasqua. Hanno paura di contaminarsi, capisci? Contaminarsi. Me l'ero dimenticato. D'accordo. Ci andremo noi. Li vedrò fuori dal pretorio. È difficile governare questo popolo. Procuratore, secondo il nostro giudizio, quest'uomo, Gesù di Nazareth, distorce i nostri principi più sacri e minaccia il patto fra Dio e il suo popolo, suscitando confusione, sgomento e bestemmie. Non posso occuparmi di quelli che cavillano sulla religione di Israele. Le mie funzioni sono di mantenere la pace e far rispettare Roma e la sua giustizia. Lo sappiamo, procuratore, ma quest'uomo minaccia anche il rispetto dell'ordine. Se non si trattasse di un criminale, non lo avremmo portato qui. Si fa chiamare il Cristo, che significa l'unto del Signore. Grazie. Anch'io so un po' di greco. Ma che ha fatto d'altro? Ha parlato contro l'imperatore? Ha parlato contro Roma? Beh, procuratore, non apertamente, no, ma... Non apertamente. Allora è un vostro problema. Dovete giudicarlo secondo la legge vostra. Procuratore, per noi quest'uomo è un bestemmiatore. Se noi potessimo applicare la nostra legge, avremmo il diritto di erogare la punizione che la legge di Mosè ha stabilito per chi bestemmia. Ha fatto un trionfale ingresso in Gerusalemme proclamando di essere il re dei Giudei. Un'autorità che noi tutti gli contestiamo. Re dei Giudei. Beh, qualunque altra cosa abbia fatto, questa affermazione è un delitto. È vero, d'accordo. Allora vediamolo. Il vostro Gesù. Non è nostro. E allora di chi? Di chi? Portatelo qua. Fatelo entrare. È questo l'uomo che considerate tanto pericoloso? Sarebbe questo l'uomo che vuole essere me. Avanti. Avanti, non aver paura. Dunque. I saggi del Sinedrio affermano che predichi false dottrine. Dicono anche che dichiari di essere re dei Giudei. Davvero tu sei il re dei Giudei?
Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per cercare di liberarmi. Oh, tu parli di un regno. Allora sarai sicuramente un re. Sei un re. Sì, lo sono. Per questo sono venuto al mondo. Per testimoniare la verità. Chiunque cerchi la verità ascolta la mia voce. E qual è allora questa verità? Quest'uomo è un sognatore, non un criminale. Portatelo via, fatelo frustare in ricordo della giustizia romana, così forse si sveglierà. Procuratore, noi anziani del Sinedrio abbiamo cercato spesso un accordo con te, per la pacifica amministrazione di questa terra, per il bene del nostro popolo e per molti... Aspetta, Zera. Non venirmi a parlare del popolo. Finché obbedisce, vi curate della vostra gente di Israele quanto noi della plebe di Roma. Senti, Zera, è ora di parlare chiaro fra di noi. Perché il tuo Sinedrio considera quest'uomo così temibile da inviare qui te in persona per accertarsi che io lo condanni? Forse per le stesse ragioni che avresti tu, procuratore. Se tu lo conoscessi bene come noi, anche tu lo troveresti pericoloso. Basta così. Rimettetegli i suoi stracci. Beh, allora. Niente. Non ha lanciato neanche un'urla. È una cosa veramente incredibile. Il re dei Giudei. Ci vorrebbe una veste più adatta alla sua regalità. Un bel mantello. Ma che lo fai? Dai, prendi quello, qua, no. Quello. Ehi, maestà, su, voltati, fatti vedere, su. Sì, è vero. Sei un re, gli ci vuole la corona. Sì, ave, maestà, ave, grande e possente maestà. Ehi, voi! Eccola la corona del re! Eccola! Ora sì che sei un vero re! Ave maestà! Thank you.
Ecce Homo. Guardatelo bene. Beh, cos'hai da dire adesso in tua difesa? Parla. Conto che ho il potere di rilasciarti o di farti crocifiggere? Quale potere avresti, dimmi, se non ti fosse dato da chi sta sopra di te? Quintilio, c'è ancora quella consuetudine che in occasione della Pasqua il procuratore può liberare un prigioniero condannato a morte come atto di clemenza? Sì, sì, certo, esiste ancora. E noi abbiamo due prigionieri. Barabba. E Gesù. Dunque lasciamo che scelga il popolo. Ecco la mia decisione. Sarà il popolo a scegliere. Su, portatelo via. Andate a prendere Barabba. Ascoltatemi bene, dobbiamo essere tutti per Barabba. Gridate tutti, Barabba! La vita di Barabba dipende da voi. Si è battuto per la libertà del popolo. Non lo tradite. Gridate tutti, Barabba. Barabba è uno di noi. Dobbiamo salvare Gesù, è un uomo giusto. Credi che ce la faremo? Dobbiamo tenerci pronti. Bisogna far liberare Barabba ad ogni costo, siamo intesi? Sparpaglieremo i nostri nella piazza. Entrate in azione. Dicono che questo Gesù di Nazareth sia un profeta, ma io non ci credo. Magnanimità e benevolenza, il nostro imperatore ha deciso che l'usanza di liberare un prigioniero già destinato a morire sia mantenuta in vigore per onorare la vostra Pasqua.
Abbiamo due prigionieri. Uno, Gesù di Nazareth, accusato di ribellione per essersi proclamato re dei giudei. Gesù è il nuovo profeta, non potete ucciderlo! Chi difenderà quel falso profeta se la vedrà con noi? Barabba! Barabba! Assassini! Assassini! L'altro, Barabba, accusato di sedizione e del ferimento di un soldato di Roma. Quale dei due criminali volete che sia messo in libertà? Gesù di Nazareth? Cosa per salvarlo? Non possiamo abbandonarlo così. Colpevole di essersi proclamato re dei giudei? Oh, Barabba! Vogliono Barabba. Ma i soldati non andranno giù, non capiamo. Sì. Che facciamo? Quintilio, fa qualcosa. Pilato. Non vorrei liberare Barabba. Un assassino, un nemico di Roma. Mi chiedo chi è il vero nemico. Sia scritto che Gesù di Nazareth, colpevole di lesa maestà e di tradimento per essersi proclamato re dei giudei, è condannato a essere crocefisso. Viva! Ancora. Ce n'è un altro. Terzo ed ultimo. Dai, cammina, non perdiamo tempo. Muoviti. Thank you.
Non ho fatto niente, lasciatelo! Su di voi è il salvatore del nostro popolo. Il Signore, neanche sulla croce. Per noi questo è giusto. Non è altro che la legittima punizione per i nostri crimini. Ma quest'uomo non ha fatto niente.
Gesù. Gesù. Ricordati di me quando sarai nel regno di tuo padre. Io ti dico che tu verrai con me in paradiso. È sua madre. Qui non passa nessuno. Ma è sua madre. Vieni. E tu chi sei? Ti prego. Sono una della famiglia. La verità? Sì. È una della famiglia. Vai allora. Questa è tua madre. Madre. Questo è tuo figlio. Ne ha salvati tanti, perché non salva anche se stesso ora? Sentite. Sentite, sta invocando il profeta Elia. No, non sta invocando Elia. Sta citando le scritture.
inchiodato alla croce, cita le scritture. Perfino ora. Tutti noi come pecore eravamo sbandati, ognuno sviato dal suo sentiero. Ma il Signore ha fatto cadere su di lui i peccati di tutti. Egli fu disprezzato, reietto dagli uomini. L'uomo del dolore, il servo ubbidiente. E come l'agnello condotto al sacrificio non aprì la sua bocca, così egli ha portato le nostre colpe, il nostro dolore. E noi l'abbiamo creduto un peccatore, abbandonato da Dio, un malfattore. Ma egli fu immolato per i nostri delitti e fu colpito per le nostre iniquità. Ma attraverso le sue piaghe noi siamo guariti. Possiamo rinascere. Delle tue mani rimetto il mio spirito. Tutto è compiuto. Prendetevi il corpo. No!
è già messa a disposizione una tomba da un illustre esponente della vostra fede, il quale non vuole che il suo nome sia reso noto. Ponzio Pilato ha dato il permesso prima di ripartire per Cesarea. Sì, sì, sì. Ma tu non riesci a capire, è naturale. È di vitale importanza per noi conoscere dov'è questa tomba. Con tutto il rispetto, perché ha così tanta importanza? Quell'uomo è morto. Beh, dato che lo chiedi, a sentire i suoi seguaci, questo Gesù risorgerà dopo morto. E tu ci credi? No. Ma può far colpo sui superstiziosi. I suoi seguaci andranno a rimuovere il corpo in segreto e quindi racconteranno di aver assistito alla resurrezione. Per questo quella tomba va sorvegliata. Beh, nessuno vi impedisce di sorvegliarla. Nessuno, certo, ma bisogna che lo facciate voi romani. E perché? Beh, se ci serviamo dei nostri uomini del Tempio, i suoi discepoli diranno che è risorto davvero, ma che i suoi nemici lo negano. Che strano uomo sei tu, Zera, se me lo concedi. Le tue preoccupazioni sono assurde. La sua morte non è sufficiente per te. Io credo che il tuo procuratore, se fosse qui, sarebbe d'accordo con me quando dico che questo Gesù potrebbe nuocere molto più da morto che da vivo. Ti sarò grato se mi aiuterai. Va bene. Farò mettere delle sentinelle. Ehi, ferme! Chi siete? Dove andate? Siamo della famiglia di Gesù di Nazareth, che giace qui. Che cosa volete? Entrare nella tomba. Perché? Per ungere il corpo. E per avvolgerlo nel lino. Per lasciare erbe e aromi. Da noi si usa così. Perché non l'avete fatto quando l'avete seppellito? Era sabato, non c'era niente da comprare. Tu che ne pensi? Secondo me non c'è niente di male. Ma per rimuovere quella pietra ci vorrebbe un esercito. Andiamo. Ehi, Galba, su, muoviti. Vieni con noi. Marco, tu guarda il ponte. Avanti. Non vedo l'ora di tornare a Roma. E questi ebrei. Dove andate? Perché cercate fra i morti colui che è vivo? Gesù non è qui. Gesù non è qui.
giuro su Giove, Ercole e tutti gli dei. Sì, siete stati svegli tutta la notte e non vi siete mossi da quel posto. Certo, è così. Avevamo degli ordini precisi. A quella tomba non si è avvicinato nessuno. C'erano anche gli uomini di Zera. Sono stati con noi tutto il tempo. Ma allora quella pietra chi l'ha tolta? Chi è? Io, Filippo. T'ha seguito nessuno? No. Sei sicuro? Ma certo che sono sicuro. Ci stanno ancora cercando? Ci sono guardie del tempio e soldati romani dappertutto, in ogni angolo. Ormai questo posto non è più tranquillo. Dobbiamo andare da qualche altra parte. Ma dove possiamo andare? Se potessimo tornare in Galilea. Pietro. Pietro. Perché... perché non ci dici cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seguire le parole del maestro. Il maestro è morto, Pietro. Avevi detto che nessuno ti aveva seguito. È così. Maria. Pietro. E voi tutti. Io l'ho visto. Visto chi? Il maestro. Hai visto il maestro? Sì. È risorto. Vieni, Maria. Pietro, l'ho visto davvero. L'ho visto davvero. Stamattina siamo andati alla tomba e accanto alla tomba c'era un uomo. E c'era un bambino. L'uomo mi ha detto: perché cerchi tra i morti colui che è vivo? Gesù non è qui. Così sono andata alla tomba e ho visto che la pietra era capovolta. E la tomba. La tomba era aperta. Ho cercato il maestro. Ma lui non c'era. Vuoi dire che le spoglie del maestro non c'erano? Le hanno rubate, forse? No. Fatemi finire. Venendo via dal cimitero, ho visto un altro uomo. Io ero quasi distrutta e piangevo. Donna, mi ha detto. Perché stai piangendo? E ha detto anche il mio nome. Maria. Maria. E fu allora che io l'ho visto. Era lui, Gesù. Ah, gli sono cadute ai piedi. Ho cercato di toccarlo, ma... non mi toccare. Perché non sono ancora salito al Padre mio, ha detto. Ma va dai miei fratelli, che sappiano. Voi dubitate di me. Voi non mi credete. Vi dico che ho visto il maestro. Ho visto il Signore. Maria, Maria. Giovanni. Oh, Giovanni. Tu non ti fidi di me. Tu. Maria, sei stanca. Ti prego. Ti prego, vieni. Io l'ho visto, Giovanni. L'ho visto. Sono fantasie di donne. Fantasie. Anche la sua morte è una fantasia. Io l'ho visto morire. Io c'ero e ho pianto ai suoi piedi. Perché allora non doveva apparire a me? È risorto. Mi ha detto di dirvelo. E io ve l'ho detto.
Ma perché non dobbiamo crederle? Neanche quando il maestro resuscitò la figlia di Jairo tu gli credesti. Ma che cosa vuoi dire? Che forse tu credi a quello che ci ha raccontato? Ma perché voi fratelli ci credete? Tu, Andrea, che dici? E tu, Giacomo? Ma perché, Matteo, tu ci credi? E tu? Pietro? Sì. Ma come puoi crederci? Perché ce l'ha detto. Perché ha voluto che fosse così. Perché ha voluto obbedire a ciò che era scritto. E io ho sempre creduto in lui. Pietro, tu l'hai rinnegato per 3 volte, è vero! L'ho rinnegato perché sono stato un vigliacco. Ma siamo tutti vigliacchi. Abbiamo accusato Giuda di essere un traditore, ma anche noi lo abbiamo tradito! Anche noi l'abbiamo abbandonato. I nostri fratelli del Sinedrio che lo hanno condannato non avevano capito chi era. I romani non lo conoscevano. Ma noi abbiamo mangiato con lui. Abbiamo vissuto con lui. Noi lo sapevamo che era il Cristo. E lo stesso l'abbiamo tradito. Fratelli, ma è possibile che non capite? Tommaso. Tu mi hai chiesto se per me è risorto. Sì, lo credo. Io sono sicuro che il maestro non ci abbandonerà. Sento in fondo al cuore che ha perdonato me. Noi. Perdonato tutti. È precisamente quel che temevo. I suoi discepoli sono venuti qui di notte e hanno trafugato il corpo. Impossibile. C'erano molti soldati, secondo la tua richiesta. E c'erano anche i tuoi uomini. Si riconcilia col mondo. E come lui ha mandato me, così io ora mando voi. Ricevete lo Spirito Santo
andate senza timore come agnelli tra i lupi. Fate discepoli tra tutti gli uomini della terra e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro il Vangelo e i comandamenti che vi ho lasciato. E io che sono venuto dal Padre, lascerò il mondo e tornerò da Lui. Signore, resta con noi. La notte è vicina. Il giorno è ormai alla fine. Io sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del tempo.